So yesterday was I started to speak about the Four Noble Truths. That was the truth, noble truth of dukkha, its cause and the removal of the cause. Ieri abbiamo iniziato a parlare delle quattro nobili verità, la nobile verità di dukkha, la sua causa e quando la causa viene rimossa. So the fourth noble truth is called the path. E la quarta nobile verità si chiama il sentiero. And it's not so much a path that one in a linear way walks towards somewhere. Non è un sentiero che percorriamo in modo lineare per arrivare in un punto preciso. But it's also called the eightfold path, the noble eightfold path. Ma è l'ottuplice nobile sentiero. Because it consists of eight parts. Perché è composto da otto parti. And they work together and one strengthens the other. E queste lavorano tutte insieme e una rafforza le altre. And one can enter at any point. Quindi si può anche entrare in questo sentiero da un punto mediano. However, there is a classical way of describing it one by one. Però c'è un modo classico di descriverlo una parte dopo l'altra. Mm-hmm. This is why one doesn't say to walk the path, but rather to develop the path, because one is developing certain qualities. Per quello che non si dice camminiamo lungo il sentiero, ma sviluppiamo il sentiero perché si devono sviluppare certe qualità. In Pali, the path means magga. La parola Pali per sentiero è magga. So noble path, Arya magga. Arya magga. Okay. But that might not be so important for you. Ma forse questo non è così importante per voi. There is one short sutta where it's very comprised, and it says, "For one of right view, right intention springs up." C'è un sutta che lo condensa in questo modo: per colui che ha una visione corretta sorge l'intenzione corretta. For one with right intention, right speech springs up. Per colui che ha una intenzione corretta sorge la parola corretta. For one with right speech, right action springs up. Per colui che ha la parola corretta sorge un'azione corretta. For one with right action, right livelihood springs up. Per colui che ha un'azione corretta sorge un corretto modo di sostentarsi. For one of right livelihood, right effort springs up. Per colui che si sostenta in modo corretto sorge uno sforzo corretto, l'impegno corretto. For one right of right effort, right mindfulness springs up. Per colui che ha uno sforzo corretto sorge la retta consapevolezza. For one with right concentration, right knowledge springs up. Per colui che ha la retta concentrazione sorge la retta conoscenza. For one with right knowledge, per colui che ha la retta conoscenza, knowledge of deliverance springs up. Sorge la conoscenza della liberazione. So, this was the summary of the talk. Questo è tutto il riassunto del discorso. So, if I would be the Buddha, but I'm far of that, I would now leave the scene and say, Gautam, please, can you explain in detail what I explained congested? Se fossi il Buddha, cosa che sono molto lontano di essere, ora mi alzerei dopo queste breve parole e direi a Gautam, adesso spiega tu tutto il resto. Yeah.
Because often in the suttas we read that the Buddha would deliver some very short, concise speech, and then one of his main disciples and very experienced practitioners would then explain in detail. Perché nei sutta spesso il Buddha dice queste delle poche parole molto precise, concise, e poi uno dei suoi discepoli più esperti spiega tutto il significato in dettaglio. Anyway, so let me go a little bit into this. Comunque, ora ci entreremo noi un po' in dettaglio. There is Sada Ujjotika. I like to quote him. He has written very nice books. Each aspect of our life is connected with other aspects of our life. Allora, questo qua è una citazione di Ujjotika. Ogni aspetto della nostra vita è connesso con altri aspetti della nostra this vita. This is very important, especially for meditators. Questo è molto importante, specialmente per i meditanti. Every aspect of our life is connected with any other aspect of our life. Ogni aspetto della nostra vita è connesso con qualunque altro aspetto della nostra vita. Whatever you do, it will have influence on your meditation, either in a good or bad way. Qualunque cosa tu faccia avrà un effetto sulla tua meditazione, sia in modo salutare che no. This truth is the foundation of our awakened life. Questa verità è il fondamento della nostra vita risvegliata. It is the basis. E ne è la base. And what is also the basis of kind of developing that path is actually a certain correct view or right view. E un'altra base per sviluppare questo sentiero è avere una certa visione corretta. So, right view has to be there, otherwise we would not try anything. La visione corretta deve esserci, altrimenti non ci proveremo nemmeno. Of course there are many levels of right view, and this just means correct. In the sense of it's not something that we just imagine, but in life it will not stand. Ci sono vari livelli della visione corretta, ma è qualcosa che noi non immaginiamo, cioè che c'è veramente nella vita. So it must be in line with the facts. Quindi deve essere compensata dai fatti. And it says cioè deve essere allineata coi fatti reali. It says that the beginning level of right view would be a view of having an idea that there must be something like cause and effect. Cioè una visione iniziale di una iniziale visione corretta è, per esempio, che ci sia qualcosa come una causa e un effetto. That our life is not just happening somehow by itself without being able to give any direction. E che la nostra vita non stia accadendo così per se stessa senza che noi si abbia la capacità di darle una certa direzione. Also seeing the potential and possibility to kind of work with the mind, train the heart. E anche vedere la possibilità che abbiamo di poter lavorare e addestrare la mente e il cuore. It's like Ajahn Sumedho, I quoted him once, uses to say, people often say, follow your heart, but that's not always wise. Wise would be train your heart.
Spesso, questo lo dice Ajahn Sumedho, spesso le persone dicono segui il tuo cuore, però non è molto giusto dire così perché il cuore non è sempre saggio, bisognerebbe dire sviluppa il tuo cuore. I mean, if this comes from the wise part of the heart, then follow it. But we have to see the difference. Is it comes an urge to, from the wise part of the heart or from the deluded part? Cioè, se viene dalla parte saggia del nostro cuore va bene, però dobbiamo riuscire a fare questa differenza perché può venire anche dalla parte illusa. And to see this difference is also right view. E vedere questa differenza è un'altra retta So visione. this right view is kind of accompanying us through the other parts of the Eightfold Path. Questa visione corretta ci accompagna anche in tutte le altre parti dell'ottuplice sentiero. So a certain basic right view of it does make sense to develop the heart and that it is possible and have the confidence in it. Quindi questa visione corretta di base rende possibile sviluppare il cuore e dà anche una fiducia sul fatto di poterlo fare. And more it can also be a ability to see the difference of wholesome and unwholesome mental states. E sempre più diventiamo abili nel differenziare tra stati mentali salutari e tra quelli invece nocivi. But I will return to that later. Ma ci tornerò più tardi. From right view, right thinking and right intention is arising. Dalla retta visione sorge il retto pensiero o retta intenzione. So this second part of the Eightfold Path, Sammasambhava, is sometimes translated as right intention and sometimes as right thinking. Questa seconda parte del sentiero, Sammasankappa, viene alcune volte tradotta con retta intenzione, altre volte con retto pensiero. And I think both has its own right. Both make sense. Io penso che entrambe abbiano senso. So there is one sutta where the Buddha would speak about how it is important to be aware of thoughts and whether to follow them or not follow them. C'è un sutta in cui il Buddha parla dell'importanza di essere consapevoli dei pensieri e di sapere quando è il caso di seguirli e quando invece no. He says there, whatever one frequently thinks and ponders upon, that will become her inclination of mind. Qualunque cosa sulla quale noi pensiamo e riflettiamo con frequenza, quella diventa l'inclinazione della nostra mente. Okay, so what we frequently think, this creates an inclination of the mind, of the heart, to think it more and more. And maybe also it does create mental states that go along with it. Quello che noi pensiamo frequentemente crea questa inclinazione a farci pensare sempre più spesso a quella cosa lì e inoltre magari nutre degli stati mentali particolari che arrivano in associazione a questi pensieri. So that knows take care what you tend to think. Quindi dobbiamo stare attenti a quello che pensiamo. And in this sutta, the Buddha would speak about three kinds of thoughts and their opposites. In questo sutta il Buddha parla di tre tipi di pensieri e dei loro opposti. Speaks about thoughts of desire I pensieri di desiderio and thoughts of renunciation or letting go. e il pensiero di rinuncia, del lasciare andare. He speaks about thoughts of hate, of ill will or hatred. Pensieri di malevolenza e odio. And he speaks of thoughts of loving kindness. E pensieri di gentilezza amorevole. And he speaks of thoughts of cruelty.
pensieri di crudeltà and he speaks of thoughts of compassion. E pensieri di compassione. Okay. So depending what kind of thoughts one is nourishing, it will also nourish the quality and the tendency of the heart towards compassion or cruelty or similar mental states that depend upon those thoughts. Quindi a seconda del tipo di pensiero che noi andiamo a nutrire, stiamo anche sviluppando queste tendenze del cuore verso la crudeltà o la compassione e gli stati mentali che sono associati. So this is also why metta meditation is not unimportant. È per quello che la meditazione di metta è importante. For example, what is, and I speak tomorrow more about this probably, what is often happening is that one is easily judging oneself negatively is kind of even unfriendly or overcritical to oneself. Ne parlerò un po' di più domani, per esempio questa attitudine di quando ci giudichiamo subito con troppo in maniera critica e facilmente. Sì. And so one might consciously develop more nourishing thoughts, like thoughts of loving kindness, to counter that. Sì, è come se ci fosse dell'inimicizia verso noi stessi, quindi invece possiamo coltivare questa tendenza alla gentilezza amorevole verso di noi. So that's also an aspect of right thinking. Questo è un altro aspetto del retto pensiero. Know what we think and then to choose whether one will nourish it or not. Di scegliere quale pensiero nutrire e quale no. Or if you constantly think of what is lacking. Magari pensiamo continuamente alle cose che ci mancano, che non abbiamo. Oh, you could consciously also direct your thoughts in another direction, like thinking what you appreciate or what you are grateful for. E magari in maniera conscia possiamo proprio dirigere i pensieri nella direzione opposta e pensare invece alle tutte le cose che possiamo apprezzare e, per le quali siamo riconoscenti. I was 18 or so and I was in love and this did somehow, yes, well, this didn't work. And then I was so sad and I thought I have lost everything. Quando avevo 18 anni ero molto innamorato, ma ho perso questo amore e quindi ero disperato perché pensavo che non avrei mai avuto niente di così prezioso. What? When I was 18, I was in love. Okay. And but we separated and then I thought, oh, I was so sad and I felt that I lost everything. And then a book was coming into my hands where one was asked to every day in the evening write 10 points what you are grateful for. E poi è arrivato questo libro tra le mie mani dove c'era scritto ogni sera scrivi 10 cose delle quali puoi essere grato. And well, in my desperation I thought it's bullshit, but I do it. Nella mia disperazione, sebbene pensassi fosse una cavolata, ho deciso comunque di farlo. What am I grateful for? Nothing. Perché io non mi sentivo grato per di nulla. Oh God, I have to write 10 things. Difficult. Okay, I have something to eat. Okay, right. Okay, it's warm in my apartment. Okay. Oh, I have a job. Okay.
So it was not really grateful, but I wrote it. Quindi ho detto, vabbè, cioè, non ero veramente grato per niente, però ho iniziato a scrivere, va bene, ho da mangiare, il mio appartamento è caldo, ho un lavoro. But for some strange reason I continued that for weeks to write 10 things in the evening. And I could see there was something developing. I saw, well, I'm not that poor guy. E per qualche ragione ho continuato a farlo per varie settimane, scrivere ogni sera questi 10 punti, e ho visto che c'era qualcosa che si stava cambiando, si stava sviluppando, e mi sono reso conto che non ero poi un poveraccio. So, over the time, the heart or the mind was inclining, not so much to, oh, I'm so poor, and why this happened to me, and I, poor me, but a little bit more towards also appreciating what was there. E pian piano stava cambiando questa inclinazione, in cui non ero più dentro a questo perché a me, povero me, tutto terribile, ma invece stavo apprezzando sempre più cose. Mm-hmm. So this area of awareness of thoughts and even giving direction to what we nourish in, to think is important. Quindi quest'area di essere consapevoli dei nostri pensieri, di indirizzare la mente verso quello che è meglio pensare, è molto importante. But then there is another aspect here when we see it as right intention, which is a little bit a step further because it's a link towards action. Qui però c'è quest'altra versione della retta intenzione che è importante perché ci avvicina un po' di più a quella che poi è la retta azione. And here this right intention would be the link also towards the next part of the path, which is called right speech. Ed è anche quella che ci collega direttamente alla parte appena successiva del sentiero, che è la retta parola. So, for example, in speech, to see from which mental state and which intention comes a speech or an action. Quindi in questo possiamo vedere anche quale stato mentale avviene quando parliamo o durante un'azione. So again in the dalla quale la ok, da quale stato mentale sorge un'azione, una parola? Yes, ok. So, because a word doesn't come from nowhere. There is a certain mental state. For example, if there is loving kindness, and one might speak with loving kindness. If there is hatred, one might speak with hatred. Che le parole non vengono dal nulla, se c'è uno stato mentale prima, se c'è la gentilezza amorevole noi parleremo con gentilezza, se c'è odio avremo parole d'odio. So check the mental state. Quindi possiamo controllare lo stato mentale. But it doesn't mean that we control it, but we just know it. Sì, lo conosco, sappiamo che stato mentale c'è. And here again, regarding right intention, the Buddha has this list of intention of coming from loving kindness, intention coming from hatred, intention coming from compassion, intention coming from cruelty, intention coming from desire, intention coming from renunciation. E anche riguardo la retta intenzione, il Buddha fa tutto questo elenco, ci sono intenzioni che arrivano dall'odio, dalla crudeltà, oppure dalla compassione o dal desiderio, eccetera. Ok, so this is just the classic list, but there is of course more what we can experience. Questa è una lista, diciamo, classica, però ci sono poi quelle che possiamo sperimentare. Mm-hmm. So,
right speech would be the next one. You can also call it mindfulness in speech. La retta parola la potremmo chiamare anche la mindfulness in speech, la consapevolezza nella parola, nel parlare. Mm-hmm. Because I experience when talking about right speech and similar parts of Eightfold Path, that people easily feel pressure, feel guilty, feel I'm not able to live up to that, and then renounce the whole thing. Perché parlando del sentiero, ho visto della retta parola in questo punto del sentiero, ho visto che spesso le persone si sentono un po' sotto pressione, si sentono colpevoli e dicono no, beh, questo è troppo, io non posso farcelo, allora magari lasciano perdere proprio tutto. So, but being mindful with speech, it can be somehow guided by what the Buddha would call right speech. Ma essere consapevoli nel parlare può essere guidato da quello che il Buddha definiva la retta parola. I think the most important is the first, and that's to value the truth and to stay with the truth. Penso che la cosa più importante sia di dare valore alla verità e di attenersi alla verità. Yeah. So, of course, truth is not always the easy way. Certo, la verità non è sempre la via più semplice da seguire. But on the other way, when we start with hiding and having certain stories that are not true, and this makes things more and more complicated. And at some point it will not hold anymore. Ma quando iniziamo a nascondere delle cose, avere delle storie parallele, nascoste, insomma, a un certo punto la situazione diventa molto complicata e non si regge più in piedi dopo un po'. The Buddha said something about himself very beautiful. He said he is someone who has nothing to hide. Il Buddha dice una cosa riguardo, dice qualcuno che non ha niente da nascondere. Mm-hmm. So, if we are kind of developing our heart and our actions, nothing to hide. E nel senso, se noi sviluppiamo il nostro cuore, non abbiamo niente da nascondere, mm-hmm. non abbiamo niente da nascondere. Mm. Then another aspect of right speech is not the divisive speech. This is what many politicians do. Un altro aspetto della parola corretta è quello di non usare una parola che divida le altre persone, mm-hmm. come fanno i politici, per esempio. Yeah. Or speaking behind the back of the persons in a very bad way. Parlare alle spalle delle persone. I remember my first retreat, this was in Sri Lanka, and it was not like this retreat, it was long, several months, but it was not that strict. There was some unofficial possibility to talk. Mi ricordo il mio primo ritiro in Sri Lanka, che non era come qui, durava molti mesi, però non era così rigido sulla parola, nel senso che volendo c'erano molte occasioni non ufficiali nel quale parlare. Okay. Behind of the meditation room there was one room where one meditator lived in this room, and he was there already since several weeks, and he invited a few selected meditators every day after lunch for coffee. C'era dietro proprio la sala di meditazione, c'era questa stanza dove stava un meditante che era lì già da qualche settimana,
E lui dopo pranzo invitava un selezionato gruppetto di altri meditanti a bere il caffè. And the first weeks I was never invited. Durante la prima settimana non fui mai And invitato. then suddenly he invited me too. E poi a un certo punto mi ha invitato anche a me. And years later, I'm still in contact with this person. He told me why he invited me. E anni dopo, perché sono ancora in contatto con questa persona, mi ha detto perché mi aveva invitato. Because when there was breakfast, we were all sitting on in very simple kitchen on a long bench, and there was no table. Perché durante la colazione eravamo tutti seduti in fila su una lunga panca e non c'era il tavolo. So we had just this plate, and we had a cup of tea. Avevamo questo piatto e una tazza di tè. So difficult, eh? So I put the tea on the floor. Era difficile mangiare e mettevamo il tè per terra. And at some the tea was hot. Il tè era caldo. And at some point I wanted to know if the tea is still hot or I can already drink it. So I put my toe into the tea. A un certo punto volevo sapere se il tè fosse già abbastanza freddo per essere bevuto, allora ci ho pucciato il pollice. And he saw this and he said this impressed him. E lui ha detto: "Questo mi ha impressionato molto." Okay. Sì, la luce. So I was invited E for a quindi fu coffee. invitato per il caffè. And every day after lunch. Ogni giorno dopo And pranzo. every day after lunch, what happened is we were five, six people. We were talking about the others who were not invited. E quindi ogni giorno noi poche persone parlavamo degli altri che non erano stati invitati. And we would talk not in a positive way, just what we would criticize of them. E non ne parlavamo in modo molto positivo, ma eravamo capaci di solo di criticare. May sound familiar. Magari a qualcuno può suonare un po' familiare questa But situazione. then, and this also happened every day the same, the person who was inviting for the coffee, he was silent. Ma, e questo succedeva tutti i giorni, ma la persona che, the one who invited you was silent. Yeah, he was Ma silent. lui che ci invitava a bere il caffè stava zitto. And then after we have been talking badly about certain people or a person, just then he would say something, and he would say something positive of this person. And then the talk was finished. E dopo un po' che avevamo parlato male un po' delle altre persone, di una persona particolare, lui diceva solo poche cose che erano positive riguardo questa persona. E allora improvvisamente la nostra conversazione si interrompeva, finiva So, lì. and this happened quite often, and then at the end he would add something, well, but he has this quality or something like that. E quindi, vabbè, questo magari, cioè, succedeva spesso, ogni tanto diceva, aveva questa qualità del riuscire a dire qualcosa di positivo sugli Sì, altri. of course it's fun to speak badly about someone, criticize, because we feel better. Certo, è divertente dire qualcosa di brutto sugli altri o criticarli perché ci fa sentire migliori. But just after some time I realized what he was doing, that he was consciously also looking from a different angle, from a constructive Ma dopo un po' di tempo sono riuscito a capire cosa stava facendo lui e ho visto tutta la faccenda da un punto di vista più costruttivo. Another aspect of right speech is to avoid rough speech or hurting speech. Un altro aspetto è quello di evitare di parlare in modo rozzo o pungente, That duro. doesn't mean always just to be nice. Che non vuol dire che dobbiamo essere sempre carini. But we might find ways to transport something that we find important to tell someone
in a way that might not be in so rough or so enduring. Ma è un modo che magari possiamo trovare un modo per dire qualcosa che per noi è importante a qualcun altro senza ferirlo. But just because we meditate a little bit, we are not holy persons. Ma solo perché noi stiamo meditando un pochino, questo non vuol dire che siamo persone dei santi. So you might find yourself in rough speech. Quindi può anche capitarci di beccarci mentre stiamo facendo questo tipo It di parlata aggressiva. Quite quickly. Perché ci può catturare molto velocemente. Just driving somewhere and just idiots around. Quando ci sembra che in giro ci siano tanti idioti. Okay. However, even when we find ourselves starting with rough speech, it's never too late to reflect whether to go on with that or whether to change the direction. Ma anche se ci accorgiamo di avere se quando abbiamo già iniziato a parlare in questo modo ce ne accorgiamo, è sempre meglio accorgersene e fermarsi piuttosto che andare avanti. So here the Buddha told his son Rahula, who later had to become a monk because his father was a monk. E quindi il figlio del Buddha Rahula, anche lui doveva diventare è diventato un monaco perché suo padre era un monaco. So he told him, when you before you speak, reflect, is this wholesome, is this not wholesome to say? Ha detto, prima di parlare cerca di riflettere se quello che vuoi dire è salutare oppure no. If it's wholesome, if it's for your good and for others' good, then say it. Se è salutare e se questo porta il bene a te e agli altri, allora dillo. But if not, then leave it. Se no, lascia perdere. But if you are already speaking and you just then reflect, that's fine. And just while speaking, reflect, is this useful or not useful? Ma se stai già parlando e te ne accorgi dopo, va bene comunque. Puoi riflettere mentre stai parlando se when you find out this is helpful, then continue to speak. E se ti accorgi che è una cosa utile, puoi continuare a parlare. And if you find out that's not useful, then find a way to stop it. Se non lo è, cerca di trovare un modo per fermarti. And then he says, well, if you have been speaking and just then you reflect, then okay, then at least then reflect, was this useful or not useful? E se invece hai già parlato e solo dopo ci rifletti sopra, comunque quella riflessione può essere utile. And if it was useful, then yeah, be happy. Se quello che hai detto era utile, se puoi esserne felice. If it was not useful, then see if you can be more mindful next time. Se non era utile, vuol dire che la prossima volta puoi cercare di essere più consapevole. Actually, he would also say this regarding any action, not just speaking, but also physical actions. In realtà Buddha ha detto questa cosa non soltanto a riguardo della parola, ma anche di tutte le azioni fisiche. Okay. So the next part is right action. La prossima parte è la retta azione. Or bring mindfulness into action. O portare la consapevolezza nelle nostre azioni. Here we have this so-called training rules. Noi abbiamo quelle che le cosiddette regole di addestramento.
But if one is out of retreat, what the Buddha would recommend to lay people is what, well, Thich Nhat Hanh, this Vietnamese Zen teacher who just passed away, put it nicely. Ma quando saremo nella vita quotidiana, come dice Thich Nhat Hanh, che è un maestro Zen vietnamita, he would call it five areas of mindfulness. Lui chiama queste regole le cinque aree della consapevolezza. It's more or less the same what we recite. It's about not to kill living beings by intention. Che è più o meno quello che noi recitiamo tutti i giorni, non uccidere gli esseri viventi intenzionalmente. Not to take what is not given. Non prendere ciò che non è dato. But it's not always that clear and that easy. Ma non è sempre così chiaro e semplice. So I wouldn't see this so much as a rule, but as an area of mindfulness. Quindi più che regola, mi piace dire che è un'area di consapevolezza. So, and it's also at the same time kind of developing something wholesome, for example, developing compassion with beings. E allo stesso tempo questo ci aiuta anche a sviluppare delle qualità salutari, per esempio la compassione verso gli esseri. Once in a retreat, when I was a little less experienced in teaching, doesn't mean that I'm not experienced, but at this time I thought, okay, I don't have to tell the people about five sila. Una volta quando ero ancora, ero un pochino meno esperto nell'insegnamento, ho pensato, vabbè, ma forse non devo parlare alle persone di questi cinque precetti. So, there was Dhamma talk in the evening and I'm still quiet and thinking how to start. And there in front was a man sitting and there was a mosquito flying in front of him. And in this space, everybody waiting for something, he would do like this. And then he said even, done what had to be done. E mentre stavo riflettendo su che avrei potuto evitare di parlare dei precetti, c'era una persona seduta proprio di fronte a me che nel silenzio della sala ha spiaccicato una zanzara e poi ha anche detto, felicemente, è stato fatto ciò che doveva essere fatto. You know, the Buddha said this after his enlightenment, done what had to be done. Che è quello che ha detto il Buddha dopo l'illuminazione. So this was in this context a very sensitive situation. E quindi in quel contesto mi è stato molto chiaro cosa dovevo fare in quella situazione. So while usually, I mean, where I live there are a lot of mosquitoes and people just that they don't care. And there it is normal. Cioè, io mi rendo conto benissimo che nel modo in cui viviamo di solito, quando ci sono un sacco di zanzare, è normalissimo, le spiaccichiamo tutte, è una cosa considerata normale. But interesting, in the retreat it seems not to be so normal. We are probably more sensitive also toward beings. Però durante un ritiro invece non sembra così normale, forse perché siamo più sensibili agli altri esseri. Right action means mindfulness in action, also regarding certain such issues where we might react automatically or we might find more compassionate ways of dealing with other beings. Quindi la rettazione può anche essere il fatto che in alcune situazioni noi cerchiamo di evitare magari dei comportamenti abituali se non sono idonei e magari invece avere un atteggiamento più compassionevole. Sometimes there is maybe no other choice. A volte magari non c'è nessun'altra scelta. But be mindful
And don't do things automatically. Ma cercate di essere consapevoli e di non fare le cose in modo automatico. If you put out a tick, it might not survive, but we might feel it's important to for our health. Se dobbiamo tirare via una zecca, c'è la possibilità che nel processo muoia, però in ogni caso è importante per la nostra salute farlo. So this is why I see it as an area of mindfulness. Quindi queste sono viste come aree di consapevolezza. Okay, not take what is not given. Then the Buddha recommends for lay people, of course, not to live celibate, but to not create, not to hurt others through sexual behavior, through sexuality. Cioè prendere ciò che non viene dato è abbastanza chiaro, e per la terza area invece il Buddha non chiedeva alle persone laiche di vivere nel celibato, però di evitare di far soffrire gli altri attraverso la sessualità. So not creating unnecessary big suffering, and that has a lot of issues. Quindi non creare della sofferenza, della grande sofferenza non necessaria in quest'ambito. And then that's it. Sometimes it would also say not to cloud the mind with alcohol or drugs so that it's really clouded. Un'altra area sarebbe quella di non annebbiare la mente con gli alcolici o con tanto alcol o droghe. Again, we can see this as an area where we have to feel guilty and small and bad, but that's not the idea. E questa è un'altra area in cui le persone magari si potrebbero sentire colpevoli e cattive, però non è così che dobbiamo fare. But the idea is to see cause and effect. L'idea di vedere causa ed effetto. And to see, is this leading to more suffering or to more peace and well-being for myself? Se queste cose ci stanno portando veramente verso un più benessere per noi, oppure invece ci stanno portando a soffrire. So sometimes we are kind of developing the path in a wholesome direction. Quindi alcune volte possiamo vedere che stiamo sviluppando il sentiero in una direzione sana. So that's right action and so on. Cioè la retta azione e tutte le altre cose rette. And then sometimes it's wrong action and we develop it backwards. Alcune volte c'è l'azione invece errata e facciamo dei passi indietro. And then we might see that also other past factors are kind of developing backwards. Ecco, in questo modo possiamo vedere che anche gli altri fattori del sentiero stanno regredendo. The right view might not be there, or the right mindfulness might not be there. Magari in quel momento non c'è la retta visione e la retta consapevolezza. So you then might find out, well, I think I should turn around. E quindi magari lì possiamo pensare, ok, forse è il caso che mi do una regolata e cambio qualcosa. Sì, in a sense one can also see develop the path in one direction and then also in let it slip back in the other direction. Perché proprio questo possiamo fare, possiamo guardare se stiamo sviluppando il sentiero in una direzione oppure nell'altra, tornando indietro. What happens with, and that's another part of, now I don't go one by one, when we develop concentration and mindfulness. Un'altra cosa è quando sviluppiamo la concentrazione e la consapevolezza. We get more sensitive for what is wholesome and what is unwholesome. Qui noi iniziamo a diventare più sensibili riguardo a ciò che è salutare e ciò che non lo è. And in the Pali language that
wholesome means kusala and the unwholesome means akusala. Nella lingua pali salutare o benefico è kusala, mentre non benefico è akusala. And there is no exact translation, so kusala means it's wholesome or skillful in the sense that it leads to more peace or happiness for oneself and others. Non c'è una traduzione precisa, kusala vuol dire salutare o abile, nel senso che conduce a una direzione più proficua per noi e per gli altri. And akusala means the opposite, it leads to more unrest and suffering and less peace. Mentre akusala ci porta verso più sofferenza, più irrequietezza. And what happens in the retreat is also that we are, for example, encountering the so-called hindrances of concentration that I was talking about, like desire and ill will and sloth and restlessness and so on. Quello che succede durante il ritiro è che incontriamo quelli che si chiamano ostacoli di cui ho parlato, quindi il desiderio, la malevolenza, la sonnolenza, eccetera. We have to face them. Dobbiamo affrontarli. Have to experience them. Dobbiamo sperimentarli. And once they fade away, there comes a new arises a new space, and mostly this is space for wholesome mental states. Una volta che questi svaniscono, ci troviamo in uno spazio nuovo che spesso è uno spazio salutare. Meditators might report that there is more serenity or more clarity. Meditanti riportano che hanno trovato più serenità, più chiarezza. Or a certain kind of joyfulness. Della gioia. Sense of more loving kindness. Più un senso di metta. So, and then comparing this, it becomes quite clear what one would like to develop more. E quando facciamo un confronto tra questi due lati, di questi due fattori, diventa chiaro quale vogliamo sviluppare, quale invece no. So a certain sensitivity arises regarding wholesome and unwholesome. In questo senso nasce questa sensibilità verso ciò che è salutare, ciò che non lo è. And sometimes reflections arise and one might reflect about unwholesome stuff from the past. Alcune volte una riflessione non saggia sorge. Alcune volte riflettiamo su delle cose non salutari che abbiamo fatto in passato. And one might think about this maybe with more sensitivity than one had done in the past. E in quel momento possiamo riflettere su questa azione con più sensibilità di come avevamo fatto nel passato. So that also shows that there is a process arising of getting a sense of wholesome and unwholesome. Questo ci mostra anche che c'è questo processo che sorge e ci porta a vedere le cose salutari e non salutari. And that might reflect then also in our choices. E questo si riflette anche nelle scelte che facciamo. Or we might still do the same unwholesome things, but at least know that it's unwholesome. Magari continuiamo a fare le stesse cose non salutari, però almeno sappiamo che non sono salutari. That's already a step. Che comunque è un passo in avanti. If you think it's perfectly all right, let me just do that. That's ignorance. But if you know it's not perfectly all right, there is already some right view there. Perché se pensiamo che siano cose che vanno benissimo da fare, quella è
una completa ignoranza, mentre se in qualche modo ci rendiamo conto che non vanno così bene, vuol dire che c'è un po' di visione corretta. And then one might also work with this. E possiamo lavorare un po' anche su questo. So then another path factor that comes from right action rather is called right livelihood. Un altro fattore che arriva con la redazione è il modo corretto di sostentarsi. When we are more sensitive, then we might also see that as a human being, we are connected in kind of big organism of beings. Quando diventiamo più sensibili, potremmo renderci conto che in quanto esseri umani siamo connessi gli uni con l'altro come se fossimo un grande organismo vivente. Thich Nhat Hanh was calling this interbeing. Quello che Thich Nhat Hanh chiama interessere. And when we are aware of that, then we might also be aware of our what is my part in it. E quando ne diventiamo consapevoli, iniziamo a domandarci qual è la parte che ho io in questo. To my profession, what I do so many hours a week, what impact does it have? What is my part in all this connectedness? Questo lavoro che io faccio per molte ore a settimana, che cosa crea? Qual è l'impatto che ha su tutto il resto? So, is this wholesome? È una cosa benefica? Or does it help to spread more hatred? O magari invece aiuta l'espandersi dell'odio? So, the Buddha would say to lay people, well, avoid selling weapons, avoid selling beings, and avoid selling drugs. Il Buddha diceva, per esempio, cose come evitate di vendere armi o altri esseri viventi o droghe. But what I would say is an area of mindfulness. So we can reflect, and it doesn't mean always, oh, I have to change my profession. We can even in this profession make certain changes. Ma come area di consapevolezza. Non è che noi dobbiamo iniziare a pensare adesso devo cambiare lavoro, ma si possono fare dei cambiamenti anche all'interno del lavoro che facciamo. Another way of wrong livelihood is defined as working so much that you lose completely your inner peace, and then this has a negative impact on yourself and then all the others around. Un altro aspetto di un errato mezzo di sussistenza è quando, per esempio, lavoriamo così tanto che perdiamo qualunque connessione, pace interiore, e quindi questo si riflette negativamente su di noi e sulle altre persone. And then we are kind of burning out. Sì, abbiamo il burnout, non so come si chiama. Sì, un esaurimento nervoso. So, now, short, the last three factors of this path. One is right effort. Gli ultimi tre aspetti sono retto sforzo. And actually I have spoken about right effort already a lot without mentioning it. In realtà ho già parlato tantissimo del retto sforzo senza mai menzionarlo. Because here it is defined as to nourish the wholesome and to not nourish the unwholesome. Perché è definito come il nutrire ciò che è salutare e il non nutrire ciò che non lo è. And I spoke about that regarding thoughts and regarding speech and regarding actions.
E ne ho già parlato molto a riguardo dei pensieri, delle azioni, della parola. So this right effort also need right view to see the difference. Questo retto sforzo significa anche una visione corretta per vederne le differenze. Or it needs right intention. Poi serve anche la retta intenzione Or it needs right mindfulness. e la retta consapevolezza. And it also has a certain meaning regarding the meditation practice. Ma anche un significato legato alla pratica di meditazione. Yeah, we can practice with a balanced energy, but we can also overstrain and we can also be too sluggish. Perché possiamo praticare con un'energia bilanciata oppure impegnarci troppo e quindi andare oltre nel nostro sforzo, oppure invece diventare essere pigri. So this is a kind of constant like tuning an instrument. È come mantenere accordato continuamente il nostro strumento. So this part of the this Eightfold Path is called the part of Samadhi, which is in which comprises right effort, right mindfulness, and right concentration. Questi ultimi tre fattori costituiscono la parte del samadhi e sono appunto il retto sforzo, la retta consapevolezza e la retta concentrazione. So mindfulness, we do practice this here, and it's much about seeing what's going on. Quindi la consapevolezza che noi stiamo praticando qui tratta del vedere cosa sta su succedendo. And right concentration is quite connected with that. E la concentrazione retta è connessa con questa For consapevolezza. example, to be able to hold in mind an object, say a certain sensations or the breathing sensation, in order to kind of see and observe. Quindi per tenere fermo nella mente un oggetto, come per esempio una sensazione, per poi riuscire a guardarlo, osservarlo bene. So in this sense, concentration and mindfulness work together. In questo senso la concentrazione e la consapevolezza lavorano insieme. That would be a non-Dhamma talk. So, we can sometimes reflect whether we are developing the path or walking backwards. Quindi ogni tanto possiamo riflettere se stiamo sviluppando questo sentiero o se stiamo tornando indietro. And really see how one works together with the other, how everything is connected. E vedere veramente come ognuna di queste parti lavori insieme alle altre, come tutto sia We connesso. do not have two minds, the meditator mind and the daily life mind. Non abbiamo due menti, quella che va a meditare, quella che vive nella vita quotidiana. So because I have to end this talk, Ora. I will now search for the quote that I gave you to translate, because it would be not fair not to quote it now. So here is a quote by Ajahn Chah, this famous forest monk and teacher in Thailand last century.
Questa è una citazione per concludere il discorso di Achan Cha, che è un famoso insegnante della tradizione thailandese delle foreste del secolo scorso. So I quote this because it might allow you to forget everything else that I have said before. La cito perché magari vi aiuta a dimenticare tutto quello che ho detto fino ad adesso. The simple path. Si chiama il sentiero semplice. Traditionally, the Eightfold Path is taught with eight steps, such as right understanding, right speech, right concentration, and so forth. I have here. Tradizionalmente l'ottuplice sentiero è insegnato in otto passi, cioè la retta comprensione, la retta parola, la retta concentrazione e via dicendo. But the true Eightfold Path is within us. Two eyes, two ears, two nostrils, a tongue and a body. Ma il vero ottuplice sentiero è dentro di noi, due occhi, due orecchie, due narici, una lingua e un corpo. These eight doors are our entire path, and the mind is the one that walks on the path. Queste otto porte sono il nostro sentiero interiore e la mente è quella che lo percorre, che ci Know cammina. these doors, examine them, and all the dharmas will be revealed. Conoscete queste porte, esaminatele e tutti i Dhamma saranno rivelati. The heart of the path is so simple. No need for long explanations. Il cuore del sentiero è così semplice, non c'è bisogno di lunghe spiegazioni. Give up clinging to love and hate. Just rest with things as they are. Abbandonate l'attaccamento all'amore e all'odio e rimanete semplicemente con le cose come sono. That is all I do in my practice. Nella mia pratica, questo è tutto quello che faccio. Do not try to become anything. Do not make yourself into anything. Do not be a meditator. Do not become enlightened. Non cercate di diventare qualcosa, non trasformatevi in qualcos'altro, non siate dei meditanti e non diventate illuminati. When you sit, let it be. When you walk, let it be. Grasp at nothing, resist nothing. Quando sedete, lasciate solo che sia. Quando camminate, lasciate che sia. Non afferratevi a nulla, non opponetevi a nulla. Of course, there are dozens of meditation techniques to develop samadhi and many kinds of vipassana. But it all comes back to this. Just let it be. Step over here where it is cool, out of the battle. Certo, ci sono dozzine di tecniche meditative per sviluppare il samadhi e molti tipi di vipassana, ma tutto si può ridurre a questo. Lasciate essere, passate da questa parte dove fa fresco, fuori dalla battaglia. Perché Why not give it a try? Do you dare? non tentare? Oserete farlo? So let us sit in quiet for 1 minute.